Ciao a tutti e bentornati su 24 Analysis. Nel video di oggi vi parlerò di Conspiracy, soluzione finale, un film del 2001 targato HBO e BBC che ricostruisce la riunione della conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, quando alcuni gerarchi del nazismo si organizzarono per mettere in atto lo sterminio degli ebrei. Dovete sapere che questo film non sarebbe dovuto esistere in quanto tutti i documenti prodotti per quella giornata dovevano essere distrutti. Tuttavia, un unico carteggio sopravvisse all'oblio e 20 anni fa divenne la fonte su cui si basa la ricostruzione della riunione. In questo video ci sarà un collegamento diretto fra il film, il documento del protocollo di Wannsee e la storia. Tale legame è importantissimo perché senza questi elementi sarebbe difficilissimo riuscire a comprendere il labirintico contesto su cui si sviluppa questa pellicola. Se non avete visto questo film e volete approfondire quanto vi sto per dire, potete recuperare Conspiracy su Sky. In ogni caso, sapete già qual è il principio e la fine di questa faccenda. Se ho stuzzicato la vostra curiosità, mettetevi comodi perché stiamo per iniziare. Conspiracy è un film di 92 minuti, la cui struttura narrativa si basa su un rapporto tempo reale-tempo narrativo quasi coincidente. Infatti, lo spettatore osserva una semplice riunione di persone attorno ad un tavolo. Tale premessa renderebbe il film alquanto statico. Infatti, il ritmo del racconto è scandito dal dialogo che gli attori sviluppano nel corso della seduta. Se avete visto il film, vi sarete accorti che c'è un'alternanza fra l'esposizione dei piani, escogitati dalle altre sfere del regime ed espresse per mezzo di Reinhard Heydrich, interpretato da Kenneth Branagh, e la costante interruzione da parte degli altri presenti per commentare ciò che il gerarca stava loro riportando. È in questo alternarsi fra accelerazione e fermata che si articola il ritmo narrativo di questo film. Ma chi sono i presenti a Wannsee? Heydrich ed Adolf Eichmann sono sicuramente i nomi che possono sembrarvi più noti, infatti nessuna delle altre cariche del regime nazionalsocialista erano presenti. Al contrario, i convocati erano gerarchi di secondo piano, delle figure subalterne ai soliti volti noti che tutti conosciamo. La conferenza di Wannsee non doveva essere una riunione volta a trovare la soluzione alla questione ebraica. Ciò che si nota guardando il film è che la decisione era stata già presa e Heydrich aveva il compito di mettere al corrente i presenti in vista della messa in atto. Ciò che possiamo notare è che fra i vari funzionari del regime furono presenti dei soggetti che ricoprivano ruoli speciali nelle aree occupate a est della Germania. La collaborazione di ognuno dei presenti era decisiva per trasformare quel piano in una cruda realtà. Osservando il film possiamo constatare inoltre che alcuni dei presenti erano particolarmente ansiosi di entrare in azione. Tale sensazione infatti è presente anche nel documento che riporta i nomi di Josef Buller e Alfred Mayer, che nel film esprimono con molta urgenza l'esigenza di un intervento per liberare i ghetti polacchi a causa della loro sovrappopolazione. Ma è possibile che nessuno abbia mosso delle contestazioni? Nel corso del film si nota una certa consapevolezza dei gerarchi del peso di ciò che il loro operato stava per mettere in atto. Tuttavia, solo uno dei presenti aveva mosso delle critiche rispetto alla legalità dell'intera operazione. Wilhelm Stuckart, da giurista e padre delle leggi di Norimberga del 1935, sosteneva che gli omicidi di massa non sarebbero potuti rimanere del tutto segreti, specialmente se i soggetti colpiti erano coloro che avevano il sangue misto. Onde evitare il sovraccarico dei tribunali per cause legali, l'unica soluzione plausibile era la sterilizzazione obbligatoria dei sangue misti. In conclusione, la proposta che avanza Stuckart è una soluzione di compromesso. Da un lato c'è il discorso di mantenere e rispettare l'ideologia del nazismo, tale per cui non si dovevano mescolare le due razze, quella ariana e quella ebraica. In seconda istanza c'è il discorso che la sterilizzazione non uccideva quelle persone ritenute come sangue misto. Quindi era un modo per salvare la componente tedesca dei sanguinisti.
Gisella Bock, una storica tedesca che ha scritto un saggio sulle donne nella società nazionalsocialista, ci racconta proprio alcuni episodi riguardante la sterilizzazione. E lei ci dice che a causa dell'intervento della sterilizzazione alcune donne hanno perso la vita. Quindi possiamo dire che la proposta di Stuttgart non è così innocua come vorrebbe presentarla. C'è poi da aggiungere un altro aspetto. Quando noi guardiamo il film, i gerarchi menzionano delle cifre, dei calcoli, come se stessero parlando di una programmazione per l'avviamento di un'attività produttiva. Infatti Heydrich fa un parallelismo tra i campi di sterminio e la catena di montaggio americana. Io aggiungo che ci sono delle differenze ben sostanziali. Infatti, nella catena di montaggio lo scopo era quello di produrre dei beni di consumo che dovevano essere destinati al mercato. Pensate per esempio alla Ford. Oppure, se vogliamo andare oltre con il ragionamento, pensiamo al panino di McDonald's. Se avete visto il video su The Founder sapete di che cosa parlo. Ora, se dobbiamo ora fare il parallelo con i campi di sterminio, nei campi si produceva morte. Questo perché ci sono due motivazioni. La prima è che nei campi si producevano armi e le armi in tempo di guerra inducono alla morte. In seconda istanza c'è un altro aspetto. Il lavoro a cui erano destinati gli internati, che tra l'altro, aggiungo, erano frutto di una selezione, doveva essere una concausa attraverso cui attuare lo sterminio. Se c'è una cosa che rende la faccenda davvero interessante e curiosa è proprio il fatto che tutta la storia di Vance e della soluzione finale doveva rimanere un segreto. Infatti nel corso del film Heydrich ordina ai presenti di memorizzare il contenuto dei documenti perché questi dovevano essere distrutti. Solo uno non riconsegnò il documento per essere distrutto. Mi riferisco a Martin Luther, il sottosegretario del Ministero degli Esteri. Come lo sappiamo? Ecco, vi mostro il documento del protocollo di Vance. Leggendo questo documento possiamo scoprire diversi dettagli. Primo fra tutti il fatto che questi documenti erano nominativi. Infatti ritroviamo il nome del sottosegretario del Ministero degli Esteri in alto a sinistra e un po' più in basso al centro. Ma questo documento è molto importante perché non solo ha permesso di produrre il film di cui vi ho parlato oggi, ma è molto importante perché permette agli storici di ricostruire il passato. Esso è infatti un piccolo frammento del passato che ci permette di ricostruire una faccenda che di per sé è molto complessa e labirintica. Con l'analisi di questo film mi fermo qua. Se siete arrivati fino a questo punto del video vi ringrazio calorosamente. Vi saluto dicendovi che ci vedremo domani con un nuovo film della Spielberg Collection che sarà sempre legato alle tematiche di cui abbiamo parlato oggi. Non è difficile da indovinare perché tanto saprete già che vi parlerò di Schindler's List. Quindi vi auguro una buona giornata, a domani, ciao da Francesco!